Sfatiamo un paio di miti. Oh, io ti aiuto, però non mi pungere. Te lo ricordi questo video, vero? E se non te lo ricordi vuol dire che non l'hai visto e vai subito sul mio profilo a vederlo. Da questo video mi sono reso conto che c'è un po' di confusione sulla questione bombo. Allora, quando si dice bombo, si intende bombus, ovvero il genere. Quindi c'è il bombus, al di sotto del quale ci sono le varie specie di bombi. Uno per esempio è il bombus terrestris, un bombo che crea le sue colonie in buchi sotterranei nel terreno. Dall'altra parte abbiamo l'ape, ovvero apis, genere apis, al di sotto del quale abbiamo varie specie come l'apis mellifera o la comune ape europea, quella che produce miele. Quindi bombo e ape sono due generi differenti. Il bombo non può essere il maschio dell'ape, perché appunto sono due cose separate, hanno in comune la famiglia, ma i generi diversi e di conseguenza anche le specie diverse. Quindi primo mito sfatato. Secondo mito, il bombo non punge. Ma perché? Perché questa, da dove salta fuori questa cosa? Forse è un po' legata alla questione di prima, che il bombo è il maschio dell'ape. Ma il bombo punge come? Ha il pungiglione. Le femmine, le regine e le operaie hanno il pungiglione e a differenza dell'apis mellifera, il loro pungiglione non è uncinato. Quindi possono pungere più volte, così come fanno le vespe, i calabroni, eccetera. Quindi, secondo mito, sfatato, il bombo punge. E ricapitolando, il bombo non può essere il maschio dell'ape perché sono due generi e specie differenti. Il bombo punge, femmine operaie hanno il pungiglione e possono benissimo pungere. I maschi, sia di bombi che di api, si chiamano fuchi. Ora, mi raccomando, non sbagliatelo più, perché altrimenti vi mando una colonia di bombi a pungervi il sedere, eh? No, scherzo, dai. Pop, pop, ma che bel sederotto.